Per oggi Libera Rete, in collaborazione con l'AMOD, lancia un'iniziativa internazionale per il ricordo, per non dimenticare la Palestina, per non dimenticare la Nakba. La Nakba è stata la catastrofe dell'espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla loro terra. È un episodio storico che ha generato conseguenze terribili che ancora oggi paghiamo, un rancore nel mondo arabo e palestinese nei confronti degli occidentali, degli europei in particolare, che consentirono una tragedia dalle proporzioni immani che ancora oggi si perpetua nelle generazioni. Ricordare quell'episodio, ricordare quell'ingiustizia e cercare di fare giustizia ridando diritti ai palestinesi e di avere una loro patria, di un loro stato indipendente, una loro dignità e libertà di programmare il loro futuro è fondamentale per ottenere pace nel Mediterraneo e in tutta la nostra area, anche in Europa. Se oggi combattiamo contro fenomeni di estremismo islamico, fanatismi religiosi, è anche perché c'è stato quell'episodio terribile nella storia. Noi come Libera Rete e come Libera TV di Palestina ci occupiamo da tempo, abbiamo lanciato solo pochi mesi fa una campagna online per sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia, che ha avuto un grande successo, migliaia e migliaia, forse 10.000 firme, che sono state una parte di quella mobilitazione che ha portato purtroppo all'approvazione di una mozione molto dubbia, spuria, non utile da parte del Parlamento italiano. Bisogna insistere su questo terreno e noi lo faremo ricordando e dando spazio alle ragioni del popolo palestinese anche con un canale su Libera TV che è dedicato alla memoria, e questo lo facciamo insieme anche a AMOD, che ha uno specifico progetto che è il Forum Cinema Palestina, con cui vogliamo collaborare per reperire questi materiali che servono a ricordare un fatto storico drammatico, ma soprattutto a renderci responsabili delle decisioni politiche del presente. Che la Nakba è del 48, però è una Nakba continua, e oggi che facciamo questa iniziativa insieme col Comitato per non dimenticare e Libera TV è un impegno che abbiamo preso collettivo, corale, per non solo ricordare ma a cercare di lanciare un allarme. Io sono qui oggi per conto del Comitato Italiano dell'UNRWA, che è l'agenzia ONU che sostiene e assiste i rifugiati della Palestina. Quando questa agenzia nacque 65 anni fa, avevano un mandato di lavoro per un anno. Ne sono passati 65. Questo in sé è una vergogna che pesa sulla comunità internazionale, che ha lasciato senza soluzione un diritto, quello dei palestinesi, ad una terra, a un paese. Sono 67 anni esattamente e non è finita, e speriamo che finisca al più presto, dando ai palestinesi i loro diritti, i diritti essenziali di ogni uomo in questo mondo: avere una terra, avere un passaporto, avere una patria in cui possa vivere. Questo è il nostro auspicio. Tutte le iniziative che vanno in questa direzione fanno altro che bene: riconoscimento dello Stato di Palestina, riconoscimento del diritto internazionale per i palestinesi. Tutti questi portano anche a non ripetere più questa giornata, dando anche il diritto ai nostri profughi palestinesi, il diritto al ritorno secondo le Nazioni Unite, la risoluzione 194. È importante perché è un tema che di solito si tenta di rimuovere, invece attraverso tante forme, fra cui oggi appunto quella anche di filmati, noi vogliamo riaffermare questo diritto, dire che è una questione aperta e che non ci potrà mai essere una pace giusta in Palestina, fra la Palestina e Israele, se non si dà una risposta di giustizia e di legalità internazionale al legittimo diritto di tanta gente di poter ritornare nella propria terra. L'archivio si occupa con il Cineforum palestinese ormai da tanto tempo della Palestina, ma insomma c'è sempre qualcosa in più da fare, quindi vediamo di studiare anche ulteriori iniziative.